benvenuti all'edizione di venerdì 14 gennaio di B-Press News. A Barletta un giovane 26enne è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della locale compagnia. Il ragazzo a bordo di un'auto è stato sottoposto ad un controllo dai militari, i quali hanno rinvenuto 11 grammi di marijuana, 7 dosi di droga e 30 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato. Il 26enne è stato associato presso il carcere di Trani. È stato presentato questa mattina il servizio di bike sharing Andrea in bici che sarà attivo da lunedì 17 gennaio. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla viabilità e traffico Michele Zinni e il sindaco Nicola Giorgino. L'obiettivo principale è l'educazione alla mobilità alternativa. Sono 12 le postazioni per biciclette in città, 11 con 10 posti e una con 12. Il servizio è stato finanziato per 2/3 dal Ministero dell'Ambiente e per 1/3 dalla provincia di Bari. I cittadini potranno richiedere la tessera al costo di 15 euro presso il comando della Polizia Municipale. Barletta diventa sempre più una città dedita al turismo, per questo è necessario che i cittadini siano attenti e preparati. Nasce così un progetto di formazione gratuito per la diffusione e promozione della cultura del turismo sul territorio, rivolto a 25 operatori del commercio, dei pubblici esercizi e del comparto ricettivo. Il corso è promosso dal Comune di Barletta in collaborazione con l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici Garrone. Festival internazionale di proiezioni acusmatiche domani alle ore 20 con Silence, iniziativa promossa dall'Associazione Musica e Arte Elettronica presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta. Le composizioni di musica acusmatica realizzate in studio con suoni ripresi da microfono o da sintetizzatore vengono fruite in sala con un sistema di proiezione del suono detto acusmonium, senza musicisti che generano suoni dal vivo. La manifestazione è svolta in collaborazione con Barletta Jazz Festival. L'Andrea di Aldo Papagni, in vista del delicato match contro il Siracusa, dovrà fare a meno degli squalificati Coletti e Di Simone. Per la seconda gara consecutiva al degli Ulivi dovrebbero recuperare la Carra, che ha smaltito gli ultimi postumi influenzali, Sibilano, che martedì si era fermato per un dolore alla spalla, e Del Core, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Il tecnico biscegliese contro i siciliani è intenzionato a schierare dal primo minuto Vito Di Bari, ma potrebbe esserci una chance anche per Nicolao. Berretti dovrà affiancare Paolucci in regia, vista la prolungata assenza di Moro, fermo ancora nei box. Partiranno dalla panchina i nuovi innesti Caturano e Statelli. Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Scianni Manico, che domenica scenderanno in campo sul terreno del Romeo Menti di Castellammare di Stabia contro le Vespe di casa. A Pisa i biancorossi hanno mostrato bel gioco e solo l'espulsione di Lucioni ha compromesso una vittoria che il Barletta avrebbe meritato. Il tecnico barese per la trasferta campana dovrà fare a meno proprio di Lucioni e deve sperare nei recuperi di Tesoriero, Cacavallo, Menicozzi e Dossena, tutti alle prese con l'influenza. Bell'uomo, convocato nella nazionale Under 20 di Lega Pro, dovrebbe essere schierato regolarmente. Probabile l'inserimento nell'11 titolare di Geroni e Maino, arrivati dall'Albino Leffe. Meno possibile l'esordio tra i pali di Gabrieli. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione di B-Press News.